Sabini c'ha 7 stalli in più. Piazza Verdi, questa qui, c'ha 14 stalli in più. E Largo Anfiteatro c'ha 6 stalli in più. Alla fine di tutto il nostro percorso troveremo, a mio avviso, oltre 70-80 stalli in più. Allora, la domanda che noi ci poniamo è: questi stalli in più, che ogni giorno chiaramente renderanno dei soldini, a quale titolo sono qui presenti di 14 stalli in più e quelli che sono designati a terra non sono a norma, manca 40 centimetri per ogni stallo? E poi voglio dire anche al sindaco che quando contesta le multe ai cittadini terramani utilizzando il codice della strada dovrebbe multarsi lui, perché il codice della strada prevede 2,50 m, quindi che si facesse anche lui una multa simbolica. Per, come dire, pareggiare non pareggiamo nulla, però perlomeno fa vedere che anche lui è rispettoso del codice della strada. La perizia l'ho fatta con i miei soldi. Se lui non ha un geometra nell'ambito del comune che può venire qui insieme a me, insieme a lui, a misurare questi stalli, me lo dica, perché se no glielo mando io un geometra. Mancano più di 40 centimetri in ogni stallo. Se loro vogliono essere onesti nei confronti dei cittadini, devono venire qui insieme a noi, davanti alla stampa, insieme alla ditta che ha disegnato questi stalli, e contestarli, così come stiamo facendo noi, e dimostrare che quello che stiamo dicendo non è vero. Poi dalla piantina che ha dato il comune alla ditta di come dovevano essere designati a terra, non corrisponde nulla di tutto ciò di quello che vede. Poi gliele mostrerò, in modo che lei potrà, col servizio che sta facendo, mostrarlo anche ai cittadini. Non coincidono nella forma, non coincidono nei numeri, quindi qui ci sono 14 stalli in più che rendono dei soldini in più a chi?